mai capitato di cucinare con dei prodotti. Vabbè, è come fare degli omicidi. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con un'eccellenza del nostro territorio, Gegé Mangano. È uno chef conosciuto a tutti, perché è praticamente dappertutto, in TV, sui giornali, ha scritto libri, è internazionale. E oggi abbiamo avuto la fortuna di averlo qui con noi. Gegé, come stai? Che ci racconti? Allora, innanzitutto buongiorno e saluto anche quelli che ci stanno osservando. E per me è un onore per me stare qui e dialogare di un qualcosa che mi appartiene, che si chiama la cucina. Questo, e quindi sono fiero io di stare accanto a voi, perché vedo tanto di questo dinamismo e di adrenalina che mi spinge a parlare e stare in mezzo a voi, ecco, questa è la cosa bella. Grazie. Quindi parliamo proprio di cucina, raccontaci com'è nata la tua passione, come l'hai coltivata, il tuo percorso. Allora, la mia passione nasce praticamente di inventarmi un lavoro, perché io vengo fuori, è vero, da un ambiente dal punto di vista alberghiero, perché avevo fatto il cameriere, il barman in giro per il mondo, ma poi tornato a casa avevo una gran voglia di aprire un ristorante e combattere una sfida che mi ha sempre affascinato, le sfide mi sono sempre piaciute, quello di aprire un locale nel centro storico di Monte Sant'Angelo. Ci ho creduto profondamente, oggi siamo anche in ottimi risultati, ringraziando il Signore, però è stata dura, perché all'inizio mai nessuno ci avrebbe mai creduto, sia nel discorso di una cucina di territorio, e quando parliamo di territorio, di dire di quello che veramente le nostre mamme, le nostre nonne ci hanno insegnato, sia nell'alimentazione che sia nel poter propagandare. Oggi è molto più facile a distanza di 25 anni, ma 25 anni fa era abbastanza dura. La tua idea di cucina qual è? La mia cucina idea sono le tre T: tempo, tradizione e territorio. Che è molto simile alle nostre tre P. Parliamo delle tre P: precisione, pulizia e pertinenza. Esatto. Vanno usate queste cose qua, perché secondo me è molto importante. Perché praticamente quando parliamo di stagionalità, parliamo di territorio, noi dobbiamo capire che è molto importante di quello che abbiamo avuto la fortuna di nascere in un territorio stupendamente bello, stupendamente affascinato e stupendamente dal punto di vista di prodotti che riesce a darci tutto. Noi non dimentichiamo che siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gargano e nello stesso tempo abbiamo tutto, abbiamo foresta, laghi, montagne, mare, abbiamo tutto praticamente, non ci manca niente. Quindi noi possiamo giocare, alzarsi una mattina, andare al mercato e trovare tutto. In un'intervista hai sottolineato l'importanza dell'entroterra, quindi della biodiversità, appunto come stavi dicendo prima. Quale pensi sia il prodotto più che ti affascina di più del nostro territorio? Beh, il prodotto che mi affascina e mi intriga, che per me non deve mai mancare nel discorso di una cucina, è il nostro grande oro, io lo chiamo oro, l'olio. Che è l'olio extravergine di oliva, che è molto importante questo qua, cioè guai se una cucina come la nostra mancasse l'olio. Ma non, da non dimenticare comunque anche le nostre grandi verdure, perché abbiamo questa biodiversità che è una cosa fantastica, e possiamo oscillare da un mese all'altro avendo tutto praticamente. Tutto a chilometro zero riesce. Un modo di dire chilometro zero, il bello del Gargano che ti affascina, che comunque hai questa, anche attraversando la strada, ma anche se vai a piedi e ti rendi conto, ti emanano profumi, qualcosa che è indescrivibile, che in poche parti del mondo riesci a vedere una cosa così, proprio dovuto alla biodiversità. Ti è mai capitato di cucinare con dei prodotti? È come fare degli omicidi. La grande ricchezza di una cucina del territorio è proprio nella ricerca della materia prima e nella ricerca del prodotto di qualità. Io dico sempre, quando si parla di uno chef, lo chef che cos'è lo chef? Lo chef è semplicemente, può essere un creativo, ma non dimentichiamo che è un sinonimo della massaia. La cosa bella di uno chef è quello che viene in mente quando la nonna o la mamma apriva il frigo e da un peperone ti riusciva a creare un grande piatto e ti memorizzi anche quel profumo, anche quel,
quel pizzico che a volte veniva bruciacchiato ti faceva ricordare ed emanava qualcosa di indimenticabile. Ecco, questo è lo chef. Poi tocca allo chef saper riadattare la cucina in determinate mode, magari alleggerirla e portarla con determinati profumi e sapori leggermente alleggeriti. Ma non dimentichiamo che se non avevamo un passato, una storia, non potrai mai cucinare il futuro. La cucina deve evocare ricordi per te. È molto, non per me, è così. Quindi è tra così. I cinque sensi l'olfatto è il... È una delle parti di più, ma oltre l'ho fatto anche al momento in cui tu soffrigi e senti quel rumore, allora ti emana. Quante volte si entra a casa, apri la porta e senti che mamma ti abbia cucinato un qualcosa, dici ma oggi cosa hai fatto? Ma nonna, è fantastico, sei felice. ti tira su diversamente, come a volte invece quando ci dobbiamo adattare, per esempio, a determinati piatti. Beh, questo è importante, ma è importante perché i nostri genitori ci hanno imparato come comprare l'olio, come fare la spesa, dove andare a fare la spesa. Quasi ci dicevano, io da ragazzo mi ricordo perfettamente, vai a comprare, non so, da quel fruttivendolo, vai a comprare quell'altro. Cioè, ti davano le dritte dove c'era il prodotto di qualità. Questo è molto importante. Quindi, altra cosa che... posso capire sia molto importante è il fatto che la cucina della tradizione, soprattutto la nostra italiana, garganica, pugliese, ha un impatto micidiale anche sull'innovazione culinaria, diciamo. La tradizione è sempre alla base. Beh, abbiamo la tradizione, una buona è molto tradizione. Importante, è dalla tradizione che tu riesci a espanderti a 360 gradi. Guardi, se non veramente sarebbe pericoloso non avessimo un passato. C'era un po', tant'è vero che qualcosa ci ha anche provato con la cucina molecolare, con altri tipi di... ma insomma, come è nata così è morta. Adesso poi specialmente negli ultimi anni si sta proprio dirigendo di nuovo andando verso la direzione della tradizione proprio. Lo stanno facendo in tanti. Ma ragazzi, adesso non dimentichiamo, oggi andare in un ristorante sembra una cosa ridicola, ma fai fatica a trovare un buon spaghetto al pomodoro e basilico, non lo trovi, sembra una cosa ridicola, dici ma che cos'è? Non è vero, perché una buona pasta, un ottimo prodotto come può essere il pomodoro biologico, due foglie di basilico hai creato un grande piatto, cioè non è che bisogna inventarsi andare sulla luna. Oggi noi la semplicità, per quanto possa sembrare la semplicità, ma la semplicità diventa difficoltà anche. Non dimentichiamo che la cucina è un'espressione del tuo stesso umore, di quello che tu hai dentro, che lo emani. Quando mangi bene ti alzi che stai bene, quando mangi male dici sto di effettivamente sì. La tua ricetta preferita? Non c'è una ricetta proprio preferita, c'è una cosa che mi affascina sempre di più, che mi ritengo innanzitutto un montanare doc, e l'altra perché dico grazie a Dio, cioè nel territorio in cui viviamo noi, quindi la nostra Puglia, la nostra, io la chiamo la California dell'Europa, perché se andiamo a vedere qualcosa di simile forma. A questa forma un po' californiana allungata, e quindi allungata, quindi c'ha i suoi 800 km di costa che sono molto importanti, dove c'è questa biodiversità proprio, e intendo dire, puoi giocare come vuoi con la cucina. Certo, è una cosa che mi affascina molto, mi affascina perché sono un amante della verdura, perché mi piace proprio tanto la verdura, quindi è una cosa che mi intriga tantissimo. Quindi cime di rapa? Ma cime di rapa, cicoria, mugnoli, c'è di tutto, diciamo, cavolfiore, laverza, cavolo nero, c'è di tutto. Ecco, come vedete qui noi possiamo giocare a 360 gradi. Poi non dimentichiamo, per esempio, uno a volte abbiamo questi laghi che sono fantastici, dove ci emanano la famosa bottarga di Lesina, mm-hmm. che è fantastica, una bottarga di Mugine. Poi abbiamo le famose anguille, addirittura adesso... grazie a te, con dell'allevamento siamo riusciti a trovare un'azienda che riesce a produrre le famose ostriche, che sono fantastiche, che vengono chiamate le ostriche di San Michele,
ma non perché le hanno devote a San Michele, no, perché l'hanno dato questo nome. L'ostica di San Michele è un'ostica spettacolare e la fanno esattamente nel lago di Focevarano. Vedi, come vedete, tutto questo accade nel Gargano, cioè il nostro Gargano ha un potenziale enorme. Non l'unica cosa che dovremmo smetterla è un po' il campanilismo, non voglio fare politica, ma dovremmo essere un po' più uniti e non parlare più di Monte Sant'Angelo, di Schitella, ma parlare di Gargano. Sono discorsi emersi anche da altre parlare altre di Gargano, sì. Solo in questa maniera noi potremmo salvarci, perché unendo, andando, viaggiando in sinergia, cioè non so se voi sapevate, per esempio Mattinate è ricchissima sia di asparagi che di capperi, è uno dei territori, sì, più ricchi di capperi, la stessa cosa le isole Tremiti. Cioè ogni territorio ha la sua grande forza, come per esempio la stessa Manfredonia o Sipondo, che anticamente era chiamata prima Seppias, prima Sipondo, poi Seppias e poi venne chiamata Manfredonia, mm-hmm, proprio perché ha questa cosa che nascono una marea di seppie. A proposito delle seppie, noi siamo stati per esempio su Gargano tra i primi a creare una cucina che abbinavamo tra il pesce e i legumi. Se voi analizzate quante volte abbiamo mangiato i troccoli con la seppia e i piselli, sì. Line, cioè, cicere e baccalà, siamo online, o i cosiddetti tubetti con i fagioli e cozze. Cioè noi abbiamo sempre abbinato questa cosa, non ci abbiamo mai mangiato semplicemente il pesce o questa cosa, noi abbiamo sempre dato questo territorio così variegato da abbinare. Ecco, vedi, già nei piatti si faceva sinergia, noi invece come esseri umani evitiamo questa sinergia. Però questa è una cosa per la quale sicuramente mi attaccherete tutti. Si può dire che le cime di Rapa abbiano un odore pessimo? Assolutamente no, no, io non so che tu, io ve lo giuro, io assolutamente no. La tradizione mondanara, no, la tradizione pugliese anche, comunque le cime di Rapa sono molto importanti nella tradizione, sono una delle verdure, sì, che è è più quella presente, più rinnovata, diciamo, che ha creato un fenomeno quando noi diciamo orecchiette e cime di Rapa, è vero, sì, sì, che sì, è un piatto dove oggi sarebbe, mentre è vecchissimo come piatto, ma sarebbe attuale per le donne perché è un piatto vegano, se andiamo, sì, ad analizzare, sì, 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 perché se usi l'olio, una buona cime di Rapa, una buona pasta, delle orecchiette hai fatto un piatto vegano, adesso si chiama veganismo, ma una volta le nostre nonne, tant'è vero che ti fa capire tanto che proprio la dieta mediterranea è diventato patrimonio dell'UNESCO, dovuto proprio al salutare dei prodotti, e tra questi la famosa orecchietta e cime di Rapa fa parte di questa cosa, quindi l'abbinamento pasta-verdura. Però non mi dire che emana un cattivo, no, adesso lo censuriamo, perdonami, no, poi mi censuro questa, sì, cosa, sì, sì, per forza. Perdonami questa cosa, no, io parlerei di profumi, odori, esatto. Ecco, e qual è il tuo odore preferito in cucina? Sempre legata alla tradizione, magari anche l'odore da piccolo, quello che sentivi da piccolo di quando tua mamma, tua nonna. Friggere l'aglio o la cipolla mi emana in estasi. Quando c'è il soffritto mi emana in estasi questa cosa qua. E non dimentichiamo, ragazzi, la mitica poppetta di pane, perché è una cosa che quando ce l'hai davanti, vuoi o non vuoi, ti tuffi dentro e incominci a sognare. È una tira l'altra. Prepariamo qualcosa. Dai, sì, potevi fare un piccolo tutorial con una polpetta. Sappiamo su tutto. Sappiamo che diventerai anche professore. Allora, noi ho fatto tanti programmi televisivi, facendo un mio programma che si chiamava Stracinati Innamorati, sì, quando c'era con Sky, con Alice e via, sì, dicendo. Poi ho avuto modo di collaborare con Bruno Gambacorta, con TG2 il Parade, poi TG1 con le varie ricette natalizie, e poi via dicendo detto fatto, poi ho fatto il giudice alla prova del cuoco. Adesso c'è quest'altra esperienza molto carina, che praticamente sono stato chiamato, siccome è nato questo progetto che si chiama Modello Gigi Mangano dal punto di vista di comunicazione e marketing, e andremo a fare due lezioni proprio, per quanto possa sembrare, anch'io a volte sono incredulo, alla Bocconi. Andremo perché porterai anche noi.
andremo perché, certo, mai, perché, no, perché no, però è una cosa molto, è una bella soddisfazione, sì, di questa cosa qua. La cosa bella di che è una sfida tutti i giorni, ecco, questo è bello, perché vivere in un territorio come questo, come Monte Sant'Angelo, dove insomma bisogna sempre combattere e dove non si ha proprio uno spiraglio dal punto di vista di voler approfondire sul discorso turistico, diventa sempre più duro, perché poi ce le dobbiamo dire certe cose. Però ecco la grande vittoria di non voglio elogiarmi da solo perché peccherei di narcisismo, di egocentrismi, è che già è difficile aprire un locale nel centro storico, poi farli arrivare in un localino piccolo, in una location piccola, dove non arriva la macchina, via dicendo, sei un po' tagliato fuori, vuol dire che devi stare sempre a combattere, e l'unica maniera per vincere è la qualità del prodotto che tu vai a dare, questo fa capire. Guarda, le soddisfazioni più belle che hai, che quando la gente si alza da tavola, ti dice bravo Gigi, sono stato bene, grazie, vuol dire che è una grande ricchezza, questi sono i premi più belli che uno può avere, poi ti arriveranno altri, quindi non hai bisogno per forza di stare vicino. Per te la crescita personale e anche professionale è proprio questa, vedere i tuoi clienti. Guarda, si cresce, guarda, credimi, si cresce, io non sono chissà cosa, io sono cresciuto insieme al cliente, con l'umiltà di praticamente di dire, perché c'erano tanti clienti che ti dicevano magari, sai Gigi, sono stato a mangiare in quel posto, ho mangiato questo, tu, io cercavo di capire, e nello stesso tempo, anche se magari, perché non è che sono il maestro e non posso sbagliare, ma se il cliente mi faceva capire dove sbagliavo, cercavo di correggermi, quindi con umiltà entrare in punta di piedi e migliorarsi giorno per giorno, questa è la grande forza, e ti si arriva dappertutto con questa cosa qua. Non dimentichiamo che comunque, ahimè, già nel 2003 io scrissi un libro con il grande Gino Veronelli, cioè intendo dire, non è che intendo dire questa cosa qua, quindi vorrei vedere tanti che abbiano avuto un coraggio, dove proprio parlo del mio modo di essere, tant'è vero che il libro si chiama Terra, Cultura e Cucina del Gargano, ricetta di Gigi Mangano, dove sprigiona queste cose qua. Poi non sono stato io a inventarmi l'Aimi Cicere Baccalà, è vero, sì, sì, ma io l'ho scritto, che è diverso. Quindi perché mai nessuno l'abbia mai fatto? Domanda questa cosa qua. Quindi, come vedete, la ricchezza non è mia, è sparsa nel territorio. Usiamola. Usiamola. Non io. Usiamola. Cioè, quindi saremo ricchi ancora di più se ognuno di noi incomincia ad amare se stessi e il proprio territorio. Che belle parole. Bene, e immagino tu abbia viaggiato molto. Quindi domanda difficilissima, hai mai trovato un paese più bello dell'Italia? Un paese più bello dell'Italia? Allora senti, non voglio fare la parte, io dico che l'Italia è tutta bella, ci sono dei posti nel mondo anche molto belli, però l'Italia ha il suo fascino, è qualcosa che ti prende dentro. Vuoi o non vuoi, sei attratto dall'Italia. Io sono stato a New York, ho lavorato sulle navi da crociera, sono stato in Inghilterra, ho girato parecchio. Però quando guardi l'Italia è proprio bella, ti rendi conto che l'Italia è come una bella donna, ti seduce. Questo è quello che è. Ma ti seduce non semplicemente dal suo fascino storico, culturale. Parlando di cucina, dai suoi prodotti. Cioè, forse non ci rendiamo conto. Noi abbiamo delle cose fantastiche, dovunque noi andiamo, possiamo girare dal Trentino, arrivare giù in Sicilia, ogni posto ha il suo carisma che ti riesce ad attrarre, perché tu poi quando vai l'anno dopo, vai in un'altra regione, dici, dimentichi già quell'altra perché è bella pure quell'altra, poi quell'altra la dimentichi perché è bella quell'altra, e ti rendi conto, dici, cavolo, ma l'Italia è proprio bella. Sì. No, l'unica cosa che dobbiamo capire è che questa faremo fatica a riaddrizzarla. In geografia l'Italia è storta, eh? Questo lo voglio dire. Faremo fatica a riaddrizzarla, però il resto va bene, ci sta. Avevo un'altra domanda, un'altra curiosità. Comunque, sempre riguardo ai piatti della tradizione montanara, c'è un piatto che non ti piace sia da mangiare che da cucinare della tradizione nostra? No, non ho nessun piatto. Però posso dire c'è un piatto che mi affascina, quello sì. Ok, quello che ti piace di più. Quello che mi piace di più è il pancotto. Ok.
che io lo trovo strepitoso, dal nulla creare un grande piatto e diventa un unico piatto praticamente, non hai bisogno più di nient'altro. Certe volte quindi viene visto male il pancotto, come per dire, assolutamente, metti dentro tutto, quindi assolutamente sembra no, perché il pancotto non è che ci si mette dentro tutto, il pancotto riesce, il pancotto non c'è una formula, perché il pancotto non è altro, ogni famiglia o il massaro, quello che era, quello che aveva a disposizione. Okay. C'è chi ci metteva le fave e le patate, c'è chi ci metteva le cime di rape e le patate, c'è chi ci metteva i fagioli e le cime di rape, cioè era quello che tu avevi praticamente nella dispensa e ne poter fare di questa cosa. Cioè non c'è una formula proprio, non c'è, dice, ma tutte nel pancotto le ricette originali. Le, non c'è una ricetta specifica da dire, il pancotto è praticamente è quello che tu avevi che ti era rimasto e metterlo dentro e cuocerlo. Saperlo mettere e quindi usarlo. Il cotto che fa mia mamma è diverso dal pancotto. Esatto, cioè non esiste proprio, non c'è una forma. Non è che tu puoi dire, ah, ma quel pancotto si fa in quella maniera, e il pancotto si fa... Non esiste. E questa quindi è, così. È anche facile da innovare, volendo. Beh, molto, molto, il pancotto. Poi, ma comunque rimane su dei determinati prodotti di qualità, questo è importante. E dove predomina sul pancotto la cosa più importante è l'olio. Alla fine tu ci mettevi quel filo d'olio che praticamente ti riusciva a dare quel profumo, quella cosa pazzesca. Qual è il segreto del tuo pancotto? Non c'è un segreto. No, non c'è. Allora, Anna, non dire queste cose. Non c'è un segreto del pancotto. No, assolutamente non c'è un segreto del pancotto. No, non c'è. C'è praticamente i tempi di cottura o determinati quello che tu vai a mettere. Cuoci prima la patata, poi ci metti le verdure, alla fine ci metti il pane, poi va tutto mantecato con le varie cose. Il finocchiello selvatico, capito? Tutte queste cose qua, insomma, che emanano quel profumo. No. Va bene, dai, segreto professionale. Diremo a quelli che ci stanno guardando, prenotate, perché chi guarda questa trasmissione avrà diritto allo sconto per venire a casa. Scrivetelo. Chi non la guarda, non può pretendere lo sconto, quindi lo dico, Lo dico, perché sono dei ragazzi che meritano alla grande. E noi abbiamo diritto allo sconto? Voi sì. Però noi voi uno... sì, voi sì, per forza. Va per bene. Forza. Però è importante guardare questa cosa qua. Quindi. Comunque, ricollegandomi a quello che è stato detto prima, no, sui prodotti a chilometro zero, ritieni che sia comunque fondamentale la salvaguardia anche del territorio per preservare la qualità e la salubrità del prodotto? Ma guarda, è molto importante quello che tu mi hai fatto come domanda e ti ringrazio per la domanda che hai fatto, perché se non avessimo la sostenibilità per quanto riguarda il nostro territorio non avremmo delle grandi materie prime, questo è molto importante, bisogna stare sempre molto attenti, cioè ricurare proprio il nostro territorio, stare attenti, ma incominciare dal sottobosco, andare a finire alle coste, che sono le cose più belle che noi abbiamo, perché poi ogni tanto noi usciamo fuori e non ci rendiamo conto che andiamo a deturpare. Sai chi ce li fanno notare certe cose? Quando vengono i turisti stranieri. Vero. E qui tutte le volte che ti danno è come se fosse una pugnalata al cuore, credetemi, è veramente da piangere. Quindi condivido pienamente quello che ti hai fatto, è stata una domanda molto intelligente. Dal punto di vista, bisogna stare attenti alla sostenibilità del territorio, cioè curarlo nei minimi particolari, avere sempre l'occhio addosso, a non uscire mai fuori da questo qua, perché la grande ricchezza ce lo invidia il mondo, ce lo invidia la Puglia stessa, che cos'è la parola Gargano. Guardi, guai se ce l'avessero le altri, tutto questo territorio. E questo è importante, se riusciamo a mantenerlo integro in quella maniera. Però, no, questo diciamo è un discorso a parte, ed è una cosa molto particolare alla fine. La cucina tradizionale montanara è formata principalmente da piatti poveri, che rispecchiano comunque quella che era la società ottocentesca, comunque del passato dei nostri nonni. E la cosa che trovo magari anche un po' bella, paradossale per quanto sia bella, è il fatto che comunque la tradizione povera è sempre è migliore, affascinante. È affascinante. Cioè noi ora, capito... Allora voglio dirti un attimo una cosa molto importante. Sì. La formazione del nostro paese ha queste
parliamo non della parte moderna che ormai si è sfatta tutto, come abbiamo detto appunto di sostenibilità siamo usciti anche fuori un po', ma se parliamo di Monte Sant'Ancio, il suo fascino allo Iunno era suddiviso in vari quartieri. Se voi notate, le case erano una addosso all'altra ed erano tutte quante esposte verso il mare in modo dove praticamente il sole potesse entrare, nello stesso tempo era un balcone a fianco l'altro o una finestra a fianco l'altro, quindi ognuno sentiva gli affari degli altri, ma nello stesso tempo ognuno sentiva i profumi degli altri. Quindi quando si cucinava praticamente e andavi a sentire quello cosa mangiava, quello cosa... e allora di solito si diceva, era un classico dire, ne con Mare Marì oggi che te mangi, con Mare Carmelì oggi che ha cucinato. Era questo un modo di spostarsi praticamente a determinate ricette, ma non dobbiamo dimenticare, quindi è vero una cucina povera, ma Monte Sant'Angelo ha avuto anche tanti personaggi blasonati. Monte Sant'Angelo erano dove c'era anche il potere. Monte Sant'Angelo era un ambiente dove venivano chiamati i cosiddetti Yalandumen. E quindi cosa vuol dire? Che c'erano questi potenti che erano gli avvocati, i massari, i dottori, che avevano dei grossi proprietari di terreni e che loro potevano permettersi il ragù d'agnello, il capretto, che il poveretto che abitava nel centro storico non lo poteva fare, quindi nascevano delle ricette con delle materie prime povere. La famosa polpetta di pane perché nasce? Perché quando la vai a soffriggere con abbondante aglio, quindi pecorino, emanava lo stesso profumo del ragù d'agnello. Quindi sembrava che a casa mia si mangiasse l'agnello, invece mangiavi la polpetta di pane. Non so se queste cose qua, ecco, erano molto importanti. Perché nasce lo stesso piatto là in Cicero e Baccalà? Era il classico piatto che si mangiava il sabato quando tornavi dalla campagna. Ed era un piatto unico, quindi tu avevi queste tagliatelle, che poi c'è anche un discorso sulla line che c'è da dire, perché sarebbe lagane e non line, per via dicendo, casa. Quindi aveva questa cosa qua, quindi mangiavi un'unica cosa. Ecco il piatto povero, il piatto ricco e il piatto che si faceva invece il massaro, che se lo poteva permettere, e quindi c'era questa cosa qua. Il miglior piatto ricco della tradizione montanara? Qua braccio uno, cioè, quando tu facevi la pasta asciutta con l'involtino di vitella, diciamo, obiettivamente la cosiddetta braciola, cioè intendo dire, veniva una cosa di fuori di testa, perché tu ci mettevi all'interno del formaggio pecorino, prezzemolo, aglio, arrotolare questa fettina di carne soffritta e poi dell'ottima passata che avevamo fatto ad agosto prima, perché avevamo anche quest'usanza di fare i pelati, la passata, queste cose qua, ecco. Mi è venuta fame. Sì. Un po' a tutti. Possiamo. Quindi adesso che... bisogna andare semplicemente a pranzo? Sì. Sì, assolutamente. E a pranzo dove, se non a casa propria con la mamma che ti fa quello che vuoi? Esatto, esatto, condivido. Quindi non dimentichiamo, anzi ogni tanto andiamo dalla mamma e diciamo... Anche dal tetto, dai, andiamo anche dal tetto. No, ogni tanto si può anche dire alla mamma, dice mamma, fammi quel piatto quando ero più piccolo che mi facevi una gran voglia. Ragazzi, non dimentichiamo le cose più semplici, che magari non so voi la vostra età, ma noi ce lo ricordiamo perfettamente, io e qualche altro amico. La mamma la mattina ci faceva un famoso cucù. Sapete che cos'era un cucù? Vedete, sapete che cos'è? Era l'uovo sbattuto. Era il famoso adesso in Italia, ecco, lo chef lo chiamerebbe lo zabaglione, sì. Ma era un cucù. Mia madre, ecco, ce l'ha fatto un paio di volte. Quindi queste cose qua sono molto importanti. Ecco, vedi la materia prima che predomina, c'è dalla mattina presto che ti alzavi. Dalla mattina presto che ti alzavi, tu avevi già un prodotto di qualità. Questa è la cosa bella. Ok. Bene, già io bellissima. Vi ringrazio, io no, è stata bellissima questa esperienza, mi auguro di essere di nuovo presente, certo, sì. Quando vogliamo parlare di qualsiasi argomento, di qualsiasi cosa, mi è facile stare con voi, mi avete dato adrenalina, mi avete dato, è bello, sicuramente ci racconterai della tua esperienza, sicuramente. E a voi che ci guardate mettete i like, esatto. A voi che ci guardate, un follow, attivate un la like oggi vale due like domani, ve lo dico. È vero. Quindi Bibliostorie, sì,
Quindi Bibliocast ringrazia Gege Mangano per essere stato qui e vi diamo appuntamento a lunedì con una nuova puntata e un nuovo ospite. Grazie, grazie. Gege.